Per raccontare il ruolo delle donne, durante l'ottobre ho deciso di leggervi alcune figure che vengono tratteggiate di tre donne. Una è una militante bolscevica e un'operaia. L'altra è la moglie di un bolscevico, un funzionario. E poi vi leggerò di una donna, una grandissima rivoluzionaria. Vassilissa. Vassilissa, operaia di un maleficio, e una ragazza sui 28 anni, magrolina, debole di costituzione, una vera figlia della città. I suoi capelli sono stati tosati dopo il tifo e si arricciano. Da lontano ha proprio l'aria di un ragazzo, poco petto sotto la camicia rossa, che porta sempre con una cintura di cuoio. Non è bella. Solo i suoi occhi non sono ordinari. Bruni, carezzevoli, attenti. Due occhi che riflettono. Quando li guardi, ci si sente salire in cuore una vampata di calore. Con occhi come quello, non può ignorare l'infelicità altrui. Si era messa ad odiare la guerra. La odiava veramente, con tutta se stessa. In fabbrica si facevano le collette per la guerra. In fabbrica si accettava di fare gli straordinari per la guerra. Ma Vassilissa discuteva, non era d'accordo con nessuno. La guerra è un'attività sanguinosa, a chi giova? Il popolo dalla guerra non ricama che disgrazie. I soldati sono come montoni che si portano al mattatoio. E quando per strada incontrava un convoglio di soldati che andavano al fronte con tutto il loro equipaggiamento, Vassilissa si voltava. Andavano alla morte. E gridavano, cantavano, come se andassero ad una festa. Vassilissa sapeva leggere e scrivere, l'aveva imparato da suo padre, un tipografo. Sola contro tutti. Aveva letto Tolstoi e amava gli opuscoli. Sola contro tutti. In fabbrica si dedicava completamente alla causa della pace e l'avrebbero licenziata, ma c'era bisogno di manodopera. E in tutto il quartiere si dicevano parecchie cose sul suo conto. E contro la guerra. Una tolstoiana. Le comare del quartiere non le rivolgevano la parola. Si burla del suo paese natale. Non rispetta la Russia. È una ragazza perduta. Tutte queste chiacchiere arrivarono all'orecchio dell'organizzatore del quartiere, un bolscevico. Volle conoscerla. Parlarono del più del meno e così capì che la ragazza era tenace e avrebbe fatto un buon lavoro. Finì per entrare nei Soviet. I bolscevichi gli piacevano e Lenin lo rispettava perché era contro la guerra con tutta la sua anima. Discuteva con abilità sia con menscevichi che con i socialisti rivoluzionari. Non aveva peli sulla lingua, Vassilissa, e i compagni la rispettavano e le magliaie in fabbrica esageravano addirittura. Qualsiasi cosa che Vassilissa dicesse, la sua parola era legge. Ora gridando, ora con dolcezza, Vassilissa sapeva intendersi con quelle brave donne. Conosceva la difficoltà di ciascuna di esse perché nello stabilimento c'era fin da bambina. Ma lascia perdere quelle donne, ci sono cose più importanti, dicevano i compagni. Vassilissa ribolliva. Teneva testa ai compagni, si scontrava anche col segretario di quartiere, ma insisteva. Perché? Perché delle, le donne sarebbero meno importanti?
Perché i problemi delle donne sarebbero più futili degli altri? Tutto ebbe inizio dal pane. Eravamo al terzo anno di guerra. Il terzo inverno di guerra, l'inverno più freddo che si sia mai ricordato in Russia. 15 gradi sotto zero. Da mesi i forni di Pietrogrado non funzionavano più regolarmente. E soprattutto nei quartieri operai si facevano lunghe file per il pane. Il 28 febbraio, 8 marzo, giorno della festa della donna. Nel centro iniziarono cortei festanti per i diritti delle donne e per il diritto al voto. Ma nel quartiere di Vipor le cose non andavano così. Le donne delle fabbriche avevano un'altra idea. Avevano un'altra idea per festeggiare quel giorno. Le prime ad entrare in sciopero pare che fossero le donne del maleficio, filo rosso. Uscirono dalla fabbrica. E come un torrente in piena andarono da fabbrica a fabbrica tirando fuori gli operai. Sciopero! Basta! Basta con la guerra! Vogliamo pane! Pace! E così uscirono tutti quanti e si formò una grande massa. Una grande massa che come un torrente in piena si mosse da fabbrica in fabbrica. Fino ad arrivare al ponte che divideva il sobborgo di Vyborg con il centro cittadino. Ci furono cariche della polizia. Non tutti i lavoratori però si dispersero, alcuni migliaia riuscirono a attraversare il fiume camminando sull'acqua ghiacciata e si unirono al corteo delle donne sulla prospettiva Nevskij. Pane, pace, pane, pace, pane, pace. Due giorni di sciopero, di discussione in tutte le fabbriche. Il 25 febbraio tutte le fabbriche di Pietrogrado erano tutte ferme. Ricominciarono gli scontri con la polizia. Si racconta che sulla prospettiva Nevskij una grande folla era rimasta bloccata da uno squadrone di cosacchi. Proprio nel luogo dove nel 1905 le guardie a cavallo avevano fatto fuoco della Domenica del Sangue. I dimostranti e i cosacchi si fronteggiavano in silenzio. Una ragazza uscì dalla fila e a passi lenti si avviò verso i cosacchi. Tutti la guardavano. La ragazza si fermò davanti all'ufficiale e da sotto il cappotto trasse un mazzo di fiori rossi. Quel bouquet era il simbolo di pace e di rivoluzione. Chinandosi dalla sella all'ufficiale, lo prese e sorrise. E la folla esplose in un urlante urrà. Gli operai furono alla testa della rivoluzione di febbraio, che culminò, come sappiamo, nella distruzione del zarismo. Ma non furono solo la scintilla, ma il motore che fece avanzare, nonostante le perplessità iniziali di molti lavoratori e rivoluzionari maschi, la rivoluzione. Pelagia. Pelagia.
Pelagia era analfabeta, non sapeva scrivere neppure la sua firma. Suo marito invece era un alto funzionario sovietico, un bolscevico. Benché fosse nato e cresciuto in campagna, non aveva solo imparato a leggere e scrivere, ma a saperci fare, e si rammaricava tantissimo che sua moglie fosse così ignorante. «Cara Pelagia, dovresti almeno imparare a fare la tua firma», ripeteva il marito. «Il nostro cognome è solo di due sillabe. Tuk-kin, niente affatto difficile, eppure tu non lo sai scrivere. È davvero una cosa imbarazzante». Pelagia ribatteva. «E perché dovrei imparare? Il tempo passa, la mia mano non è più così pronta. Oh, lascia fare ai giovani e quelli che chiamate i pionieri. Io diventerò vecchia lo stesso, anche senza imparare a scrivere». Il marito di Pelagia aveva molti impegni e non era abituato a sciupare il suo tempo in discussione, e scrollava la testa con un'espressione contenta, come per dire: «Ah, Pelagia, e non aggiungeva parole. Un giorno, tuttavia, capitò a casa con un libro. «Questo è per te, Pelagia. È l'ultimo sillabario. Potrai imparare a leggere e a scrivere da sola, senza maestri. E se avrai bisogno, comunque, appena avrò un po' di tempo, ti aiuto». Pelagia sorrise, non disse nulla, prese il libro, lo rigirò tra le mani e finì per nasconderlo nel cassetto di un armadio, decisa a lasciarlo in eredità ai suoi nipoti. Ma un giorno, mentre stava per ricucire la manica di una giacca del marito, le dita toccarono attraverso la stoffa qualcosa che mandò un fruscio come di carta. Deve essere del denaro. Frugò nella tasca della giacca e trovò una lettera. La busta era linda e sottile, la scrittura fitta e accurata. Il foglio emanava un profumo lieve. Pelagio si impensierì. «Possibile che il mio Ivan, mi tradisca?» Esaminò con grande attenzione la busta, ne estrasse il foglio, lo distese, ma cosa poteva capirci lei che non sapeva leggere? Per la prima volta nella sua vita, Pelagia se ne rammaricò. «La lettera non è per me. Eppure devo sapere cosa dice. Forse dovrò mutare completamente la mia vita e tornare a fare la contadina». Cominciò a piangere, a pensare a certe nuove abitudini che Ivan aveva preso, all'insolita cura che aveva preso per i suoi baffi, per le sue mani. Più ci pensava, stando ancora seduta con la lettera sulle gambe, e più si sentiva male. Era disperata. Ma la lettera era come una porta chiusa per lei, e la ripose nel cassetto. Il marito non si accorse di nulla. La sera si scambiarono le solite frasi e soltanto più tardi Pelagia affermò che si era decisa a imparare l'alfabeto, stanca di essere così ignorante. Ivan se ne rallegrò e promise di aiutarla. «Cominciamo subito», disse Pelagia mentre guardava con nuova attenzione i baffi del marito. Per 2 mesi Pelagia continuò a studiare senza interrompere mai neanche un giorno. Con grande sapienza imparò a sillabare, a ricopiare le lettere dell'alfabeto e a comporre le parole. Ogni sera prendeva dal cassetto il foglio misterioso e tentava di decifrarne il contenuto, ma non riusciva ancora. Soltanto il terzo mese aveva cominciato un po' a leggere. E un giorno, quando il marito era andato in ufficio, Pelagia aprì il cassetto, tolse la lettera e si preparò a leggerla. La fitta scrittura le rendeva il compito più difficile, ma il profumo che il foglio emanava era come uno sprone per lei.
La lettera era davvero indirizzata a suo marito e diceva: «Stimatissimo compagno Kukkin, eccoti il sillabario desiderato. Credo che in 2 o 3 mesi tua moglie se la caverà. Promettimi, amico mio, di obbligarla a studiare. Spiegali come lo studio è tanto importante per una donna quanto è ripugnante l'ignoranza. Per l'anniversario della Repubblica Sovietica noi cerchiamo di liquidare l'analfabetismo in tutto il paese e non dobbiamo dimenticare neppure coloro che vivono nella nostra casa. Senza fallo, Ivan. Saluti comunisti, Maria Blochina». Ora, se ho ancora... C'è ancora del tempo? Sì, c'è terzo tempo. Soprattutto avete ancora voglia? Sì. Posso avere un po' d'acqua? Scusate, solo un po' d'acqua. L'ultima lettura, ve lo dico, è più impegnativa. L'ultima lettura è un estratto dalla conversazione che Clara Zetkin ebbe con Lenin, proprio sulla questione femminile. La prima conversazione ebbe luogo nel 1920, nel suo grande studio al Cremlino. Lenin era seduto davanti al suo tavolo coperto di carte. «Noi dobbiamo assolutamente creare un potente movimento femminile», cominciò dopo avermi salutata. Avevo già sentito parlare di quello che ora Lenin mi diceva e gli espressi la mia meraviglia. Era entusiasta di tutto quello che le donne russe avevano fatto durante la rivoluzione, di tutto quello che ancora facevano per difenderla e per aiutarla a svilupparsi. Quanto alla posizione e all'attività delle donne nel partito bolscevico, mi sembrava che su questo lato il partito si muovesse all'altezza del suo compito. Solo il partito bolscevico, nel quadro, dava quadri sperimentati e preparati al movimento femminile comunista internazionale e nello stesso tempo serviva da grande esempio storico. «Esatto, esattissimo», disse Lenin. «A Pietroburgo, a Mosca, nelle città e nei centri industriali, il comportamento delle donne proletarie durante la rivoluzione fu superbo. Senza di loro, molto probabilmente non avremmo vinto. Sì, noi abbiamo nel nostro partito compagne sicure, capaci, instancabili. E malgrado tutto, non abbiamo ancora un movimento femminile comunista internazionale. Senza questo movimento, il lavoro della nostra internazionale e delle sue sezioni sarà incompleto. Clara, ma cos'è che anima le vostre compagne? Le donne proletarie in Germania, a che punto è la loro coscienza di classe di proletarie? Su che cosa si concentra la vostra attenzione?» Clara, a questo proposito ho sentito dire dai compagni russi e tedeschi strane cose. Mi è stato detto che una compagna molto qualificata pubblica ad Amburgo un giornale per le prostitute e tenta di organizzare queste donne alla lotta rivoluzionaria. Esse sono vittime innanzitutto del maledetto sistema della proprietà e poi del maledetto sistema ipocrita moralista. Solo dei bruti, dei miopi possono dimenticarlo. Tuttavia, non si tratta di considerare le prostitute come, per così dire, un settore particolarmente importante del fronte rivoluzionario e di pubblicare per esse un apposito giornale. Non ci sono forse in Germania delle operaie industriali da organizzare, da educare con un giornale, da trascinare nella lotta? Il partito non può in nessun caso tollerare simili atti inconsulti da parte dei suoi membri.
ciò imbroglia le cose, disgrega le nostre forze. E voi che cosa avete fatto per impedirlo? Senza attendere la mia risposta, Lenin ricominciò. La lista dei vostri peccati, Clara, non è ancora terminata. Ho sentito dire che nelle vostre riunioni serali dedicate alla lettura e alla discussione con le operaie, voi occupate soprattutto di questioni del sesso e del matrimonio. Questo argomento sarebbe al centro delle vostre preoccupazioni, del vostro insegnamento politico e della vostra educazione. Non credevo alle mie orecchie. Il primo stato in cui si è realizzata la dittatura del proletariato è accerchiata dai controrivoluzionari di tutto il mondo. La situazione della Germania stessa esige la massima coesione di tutte le forze rivoluzionarie e proletarie per respingere la controrivoluzione che è sempre più vigorosa. Ed ora, proprio ora, le comuniste attive trattano la questione dei sessi, della forma del matrimonio nel passato, nel presente e nel futuro? Mi sembra che questa abbondanza di teorie sessuali ha un bel rivestirsi di forme sovversive e rivoluzionarie. Questa preoccupazione è non meno, alla fine dei conti, puramente borghese. Feci notare che la questione del sesso, le questioni sessuali e matrimoniali in regime di proprietà privata suscitano problemi molteplici che erano la causa di contraddizioni e di sofferenze per le donne di tutte le classi, di tutti gli strati sociali. La guerra e le sue conseguenze, dicevo, hanno aggravato all'estremo per le donne le contraddizioni e le sofferenze che esistevano prima nei rapporti tra i sessi. I problemi nascosti finora sono adesso svelati agli occhi delle donne, e ciò nell'atmosfera rivoluzionaria appena cominciata, il mondo dei vecchi sentimenti, delle vecchie idee scricchiola da ogni parte. I legami sociali di una volta si indeboliscono, si spezzano, si vedono apparire i germi di una nuova primizia ideologica. L'interesse per questa questione suscita un bisogno di un nuovo orientamento. Lenin sorrise e fece un cenno di approvazione. Va bene, voi avete l'aria di un avvocato che difende i suoi compagni e il suo partito. Certo, ciò che dite è giusto, ma potrebbe servire soltanto per scusare l'errore commesso in Germania, non per giustificarlo. La storia pone oggi nuovi problemi all'ordine del giorno del proletariato tedesco, la questione del Soviet, del Trattato di Versailles, della sua influenza sulla vita delle masse femminili, di questioni sulla disoccupazione, sullo svilimento dei salari. E voi cosa avete fatto? Dovevate servirvi della vostra autorità? Al mio amico, che mi rimproverava, spiegai che non avevo perso occasione per criticare, per replicare alle compagne dirigenti, ma la mia critica mi ero attirata soltanto l'accusa di restare fedele allo spirito piccolo borghese. Lenin continuò a sviluppare il suo pensiero e disse: sì, lo so, molti accusano anche me di filisteismo. Il movimento dei giovani anch'esso è contaminato dalla tendenza moderna per la predilezione smisurata per i problemi sessuali. Io non voglio affatto con la mia critica predicare l'ascetismo. Sono lontanissimo da ciò. Il comunismo deve apportare non l'ascetismo, ma la gioia di vivere e il benessere fisico, dovuto anche alla pienezza dell'amore. Secondo me, l'eccesso che si osserva oggi nella vita sessuale non produce né gioia né benessere fisico, ma al contrario li diminuisce. Ora, in tempi rivoluzionari, ciò è male, molto male. Lenin si alzò bruscamente e batté la mano sul tavolo e fece qualche passo nella camera. La rivoluzione esige concentrazione, tensione delle forze, della massa, delle masse come degli individui. Essa non può tollerare stati orgiastici. Come le eroine e gli eroi decadenti di D'Annunzio. Gli eccessi della vita sessuale sono un bisogno decadente.
La massa non ha bisogno di inebriarsi, né di stordirsi, né di eccitarsi. Non chiede di ubriacarsi né col sesso né con gli eccessi di alcol. Non deve dimenticare e non dimenticherà la bassezza, il fango e le barbarie del capitalismo. Attinge ai suoi migliori impulsi, alla lotta della situazione, della sua classe e dell'ideale comunista. Ma mi scusi Clara, mi sono lasciato un po' andare oltre. Perché non mi avete chiamato all'ordine? Mi sono lasciato un po' andare alla foga. Lenin aveva parlato con molta vivacità e convinzione e sentivo in ogni sua parola che gli veniva proprio dal fondo del cuore. L'espressione del suo viso ne era la prova e i movimenti energici della sua mano sottolineavano il pensiero. Il tempo di cui disponevo è quasi passato. Parlatemi del vostro lavoro. Quali sono i vostri progetti? Glieli spiegai. Mentre parlavo, Lenin fece qualche volta accenno di approvazione. D'accordo, disse Lenin. Discutine pure con Zinoviev. Peccato, veramente peccato che la compagna Ines non sia qui. È malata, è dovuta andare nel Caucaso. I lavori di agitazione e propaganda tra le donne, la diffusione dello spirito rivoluzionario tra di loro, vengono considerate come questioni occasionali, come faccende che riguardano unicamente le compagne. Soltanto alle compagne si rivolgono i rimproveri se il lavoro non va avanti. Cioè male, molto male. E separatismo bello e buono. Un femminismo al contrario. E sapete questo perché succede? Perché viene sottovalutato il lavoro delle donne. Gratta, gratta, prendi un comunista, gratta, gratta e troverai un filisteo. Evidentemente dovete grattare il punto sensibile. E il punto sensibile è la concezione delle donne. Può esserci prova più riprovevole della calma acquiescente degli uomini di fronte al fatto che le donne si consumano nel lavoro umiliante e monotono della casa? Si sciupano, sperperano energie e tempo. La vecchia supremazia dell'uomo sopravvive in segreto. Conosco la vita dei lavoratori, non soltanto dei liberi. Il nostro lavoro di comunisti tra le donne, il nostro lavoro politico comporta una buona dose di lavoro educativo tra gli uomini. Dobbiamo sradicarla del tutto, questa idea vecchia del padrone, nel partito e nelle masse. Alla mia domanda sulla situazione della Russia sovietica circa questo problema, Lenin rispose che noi inseriamo la donna nell'economia sociale, nel potere legislativo, nel governo. In breve stiamo seriamente attuando il nostro programma di trasferire alla società le funzioni educative ed economiche del nucleo familiare. Questo significa per la donna la liberazione della vecchia fatica massacrante della casa e dall'associazione dell'uomo. È un lavoro immenso. La difficoltà per tradurlo in pratica sono grandi e immense. Per compierlo bisogna ridestare le energie delle masse e le energie di milioni delle donne ci aiuteranno. Negli ultimi 10 minuti avevano bussato 2 volte alla porta, ma Lenin aveva continuato a parlare. A questo punto aprì la porta dicendo «Vengo subito!» Poi, rivolto a me, aggiunse sorridendo. «Sapete, Clara, mi giustificherò spiegando che ero con una donna». Ma questa volta è stato l'uomo a parlare troppo. D'altra parte, le riconosco che lei ha una grande capacità di ascolto. Sarà questo che ha stimolato la mia eloquenza. Così scherzando mi aiutò ad infilare il soprabito. Dovete vestirvi più pesante. Mosca non è Stoccarda. Dovete avere cura di voi. Non prendete freddo. Auf Wiedersehen.